signor Alessandro, ma ci dica un po', come si è trovato sulle creste? Purtroppo diciamo che sulle creste è difficile, nel senso mi sono cagato addosso, nel senso, vedevo giù il burrone e, tenendo famiglia e quant'altro, ho detto che bisogna andare in Benino perché è un attimo scivolare e andare giù, quindi ho cercato di rallentare un po' e, fino al punto anche di appoggiare un attimo la moto giù per terra, che ho rallentato un po' troppo, però tutto sommato bene, dai, alla fine ho questo timore, ma l'ho vinto lanciandomi io per primo nell'avventura, diciamo. Certo, se avevo il K300 del Mauro di qualche anno fa, che la facevo solo sulla ruota davanti. In effetti anch'io, se avessi avuto il K300 del Mauro sulla pista da sci, non mi invocavo dentro, non facevo il tuffo. Arrivavo su una ruota in secondo e pennante, facevo anche così, saltavo la gente. Non abbiamo visto il gesto, scusami, perché ti inquadravo la gente impennata. Perché il Mauro l'ha venduto al K300. Che ci vuoi fare? Se la vi. Se la vi. L'ospite con Lux Kvarna, cosa ci dice? Ma diciamo che l'ospite si è comportato abbastanza bene, pur essendo una delle prime volte che è venuto fuori, ha dato il meglio di sé, senz'altro poteva fare di più con una moto un pochino meglio, nel senso, sai, lo Kvarna sono quel che sono, quindi si sa. Poi c'aveva le gomme un po' così, diciamo, un po' andate. In più le forcelle erano distrutte, si è comportato bene, diciamo che ha dimostrato la sua fisicità nel condurre il veicolo. Lo faccio, lo faccio, poi mi sono impartito
neanche a dirtelo, amico. Che come fai? Gli ho detto, lo sai perché? Perché avevo ancora un po' di appiccio. Ho detto, amico, volevo discuterne e gli ho aperti. Volevo pensarti. No, figo, lei. Andaggiù. Signor Fornari, cosa ci dice Larry del Sale? Meglio gli sterrati veloci e brulli e polverosi o il bosco umido di rugiada di Labrigo? Diciamo che sono due situazioni in cui le moto si comportano in maniera molto diversa e molto differente. Sullo sterrato veloce c'era una predominanza del 4,5 che ci dava giù dentro, però il problema è che aprendo un po' in curva ogni tanto ce n'era un po' troppo, diciamo, quindi è successo un brutto guaio, nel senso che una curva presa un po' troppo veloce ha fatto sì che al posto di curvare di 90 gradi ho curvato di praticamente 180 e mi sono trovato per terra con un brutto livido all'adduttore destro nelle pinete c'era una predominanza della moto leggera e quindi il KTM 2,5 sicuramente si faceva vedere, si faceva notare. Il 4,5 risultava molto aggressivo nella risalita, ma poi appena c'era un po' di perdita di equilibrio il peso si faceva sentire. Quando lo prendi. Dalle 7:30 che giriamo.